colpa di essere sani, una colpa che poi con la morte diventa ancora più pesante ed è la colpa di essere sopravvissuti. Diceva una mia amica medico che sono i figli che devono accompagnare i genitori al cimitero e non viceversa. È innaturale perdere un figlio e quindi la comunicazione in questo ambito, quando non funziona, crea veramente dei sensi di colpa devastanti. Ecco perché io ho provato a raccontarli questi sentimenti, perché avrei voluto e vorrei che i medici che leggono queste righe riescano ad entrare nel mondo della malattia, nei sentimenti delle persone che da pazienti affrontano le sofferenze e la morte. Io ho usato degli aggettivi per definire questa comunicazione che è stata ambigua, camuffata, generica, frettolosa, e ne potrei aggiungere tanti altri, però credo, voglio fare un riferimento concreto perché voglio farvi capire perché questa comunicazione non ha funzionato. Credo che io debba fare degli esempi, ne faccio uno per tutti, ce ne sono tantissimi nel libro. Allora, mia figlia aveva quasi 6 anni quando si ammalò di una forma di leucemia cronica che colpiva gli adulti e che oggi fortunatamente, grazie alla ricerca, ai progressi della ricerca medica, si cura con un farmaco, il Glivec, che viene adoperato in questa forma di malattia che mantiene la malattia ad uno stato cronico e che invece allora, vi sto parlando del 96, si curava con un trapianto di midollo osseo. La prima cosa che facemmo era quella di verificare la compatibilità dei fratelli. Francesca era la terza di 3 figli, aveva 2 fratelli più grandi di lei, che uno di 10 anni e l'altro di 6, che non erano compatibili con lei. E noi genitori decidemmo di avere un 4° figlio. Perché ci avevano detto che era molto difficile trovare un donatore compatibile al di fuori della famiglia e quindi io e mio marito facemmo questa scelta per dare a Francesca una ulteriore opportunità. E è nata una bambina, Chiara, che oggi ha quasi 14 anni e che purtroppo non era compatibile con Francesca. Durante la gravidanza mi avevano detto nel centro di Roma dove ho curato mia figlia che era possibile attraverso un'amniocentesi, attraverso un esame del liquido amniotico, sapere già prima della nascita se questa bambina era compatibile con la sorellina. E questo mi fu detto all'inizio della gravidanza, era il mese di ottobre. Io avrei partorito a giugno e dopo alcuni giorni, una 15 giorni, la dottoressa che teneva in cura Francesca ci richiamò per dirci che si era sbagliata, non si poteva verificare la compatibilità sul liquido amniotico, ma era possibile verificarla soltanto attraverso un esame dei villi coriali. E siccome questo esame era rischioso, c'era cioè il rischio di aborto, un rischio molto alto di aborto, lei demandò a noi la decisione e disse: dovete decidere se volete fare questo esame o se volete aspettare la nascita della bambina. Noi ovviamente sono scelte, vedete, molto difficili, molto. Noi ovviamente pensavamo che è vero che questa bambina era stata voluta per aiutare la sorellina, però ecco quello che abbiamo detto prima, no? Era una persona in sé, aveva diritto al rispetto della sua identità come persona e quindi non era giusto mettere a rischio e a repentaglio la sua vita per aiutare la sorella. D'altro canto però noi avevamo necessità di sapere se questa bambina era compatibile perché Francesca non poteva aspettare molto e quindi se fosse stata compatibile la sorellina lei avrebbe fatto il trapianto con la sorellina, altrimenti bisognava cercare in fretta un donatore compatibile e mandarla al trapianto perché non sarebbe sopravvissuta. Allora ovviamente da profani chiedemmo alla dottoressa,
ma la bambina può aspettare fino a giugno. La malattia ci dà il tempo di aspettare giugno, perché se possiamo aspettare giugno, aspettiamo giugno. Nel frattempo lei continuerà a fare le sue cure, aspettiamo la nascita di questa bambina senza mettere a rischio la sua vita. E lei ci rassicurò molto e ci disse: sì sì sì, non vi preoccupate, lei ha una leucemia cronica e quindi non è una forma acuta, abbiamo tutto il tempo. Ok, allora aspettiamo. Siccome quando avrei dovuto partorire a Roma, perché se la bambina fosse stata compatibile, il sangue prelevato dal cordone ombelicale poteva servire per il trapianto, e quindi ci stavamo organizzando dal punto di vista logistico per trovare una sistemazione su Roma. Nel frattempo cominciai a farmi prendere dall'ansia, perché pensavo di anticipare la data del parto, perché non ci sono regole scritte su queste cose, per cui cominciai insomma ad avere paura di non fare in tempo a raggiungere Roma da Potenza, e se poi c'era traffico, e se poi c'era un incidente, insomma quelle cose che credo siano comuni a tante mamme quando aspettano un bambino. E allora telefonai a un mio amico medico di Matera, che si occupava di tipizzazione tissutale di compatibilità e che dirigeva all'epoca un laboratorio di tipizzazione tissutale, forse alcuni di voi lo conoscono, si chiama Carlo Gaudiano. Chiamai questo medico, che tra l'altro aveva una banca di donatori di midollo, e gli chiesi: senti, ma se io anticipo, mi arrivano prima le doglie, non faccio in tempo a raggiungere Roma, ma tu sei in grado di fare questo prelievo del sangue cordonale? Perché una cosa è raggiungere Matera, una cosa è raggiungere Roma. E lui mi disse: sì sì, non ti preoccupare, ma non c'è bisogno che tu venga a Matera, tu mi telefoni anche di notte, io vengo a Potenza e facciamo lì il prelievo del sangue cordonale. E io gli chiesi, ma lui mi chiese, ma è compatibile la bambina con Francesca? Sapevamo che era una bambina, perché io avevo fatto l'amniocentesi, ma non avevamo richiesto un esame di compatibilità, perché la dottoressa ci aveva detto che non era possibile verificarlo. Quindi io avevo fatto la compatibilità, sapevo che era tutto a posto, che era una bambina. Allora lui mi chiese se la bambina fosse compatibile, io gli risposi: non lo so, perché la dottoressa ha detto che non si può sapere. E lui mi fa: ma guarda che non è vero, si può fare un esame del liquido amniotico. Ma tu sei sicuro? Ma certo che sono sicuro. Se vieni domani mattina a Matera, io ti faccio l'amniocentesi, ti faccio fare l'amniocentesi dal ginecologo e verifichiamo la compatibilità. Io vi devo dire onestamente che rimasi molto perplessa di questa cosa, perché io avevo creduto fino a quel momento che non fosse possibile. Allora, proprio per evitare, no, che magari uno rimane con il dubbio, io sono andata a Matera il giorno dopo. Sono andata a Matera, mi sono ricoverata in ospedale, ho fatto un day hospital, ho fatto una seconda amniocentesi, inutile perché mancavano 15 giorni al parto, e praticamente il giorno dopo questo medico mi ha comunicato la tipizzazione di mia figlia Chiara. Praticamente lui aveva soltanto la tipizzazione di Francesca. La tipizzazione praticamente è una serie di dati genetici, diciamo che è una sfilza di numeri e di lettere, che praticamente sono i dati genetici della persona. Allora lui aveva confrontato i dati genetici dal liquido amniotico con quelli di Francesca e aveva visto che non erano compatibili, e mi disse: guarda Rosa, mi dispiace, ma la Chiara non è compatibile con Francesca, e mi dettò per telefono questa sequenza di numeri e di lettere. Dovete sapere che io avevo le tipizzazioni degli altri miei figli, le avevamo fatte per vedere la compatibilità, e questa sequenza di numeri e di lettere corrispondeva completamente a quella di mio figlio, il primogenito, Luca. Praticamente erano identici, quindi Chiara non era compatibile con Francesca, ma era perfettamente compatibile con mio figlio Luca. Allora il dottore non aveva i dati di mio figlio Luca, lui aveva solo quelli di Francesca, e il fatto che quella tipizzazione corrispondesse in maniera perfetta, inequivocabile, a quella di mio figlio era la prova provata che quella tipizzazione era stata fatta bene.
Allora io chiamai la dottoressa che aveva in cura mia figlia e le dissi: dottoressa, guardi, le raccontai tutto. E lei prima, questo il giorno prima di andare a fare la amniocentesi, lei mi disse: signora, non è vero, non si fidi di questo medico è un imbroglione, non le dice la verità, non è una persona onesta, ne va della vita di sua figlia. Io non ho creduto a quelle sue parole e sono andata a verificare se questo medico era davvero un imbroglione, ma il medico non era un imbroglione, era una persona competente e onesta. Quando richiamai la dottoressa per dirle che avevo avuto il risultato della tipizzazione e che non c'era compatibilità, lei mi disse in maniera molto fredda: va bene signora, mi faccia un fax della tipizzazione. E noi facemmo il fax. E pensavo che quando sarei ritornata a Roma per i controlli avrei avuto delle spiegazioni di tutta questa vicenda. Non ho mai avuto spiegazioni di nessun genere, però questa vicenda, ovviamente, vi ho raccontato questo episodio che è emblematico di come la comunicazione non ha funzionato. Io non lo so se c'era malafede, però credo che sia legittimo da parte di ciascuno di noi pensare che ci sia malafede. Perché se non c'è trasparenza, uno si chiede: ma perché non c'è trasparenza? Io ancora oggi non lo so perché la dottoressa mi ha detto delle bugie, io le considero bugie. Perché vi dico, guardate, se la dottoressa, allora innanzitutto non posso pensare assolutamente che un centro così veramente all'avanguardia come la capitale potesse non avere contezza di certe cose, magari un medico di provincia era, posso anche pensare che sia un uomo di scienza, per carità, però credo che a queste cose ci arrivassero tutti, insomma, quindi veramente non posso pensare che quelle persone non sapessero queste cose. E allora mentivano, io non lo so perché, forse perché non c'era il posto letto, è la cosa più banale che mi viene in mente, forse perché non c'era la camera sterile, che poi di sterile non aveva quasi nulla. Però voglio dire, è legittimo avere una serie di dubbi. Questo è un episodio, ma ce n'erano centinaia del genere. E allora, come si vive una esperienza del genere quando si ha bisogno, ecco, di conforto, si ha bisogno di condivisione, si ha bisogno di vicinanza umana e ci si trova invece con dei medici che tutto questo non ce l'hanno, che mostrano invece indifferenza, che mostrano invece insensibilità, freddezza e che non ritengono di